Manager Basciano. Sofì tradita a Ibiza? Vi svelo tutti i dettagli. Dopo le dichiarazioni di Basciano e Sofì Codegonia Verissimo, anche Benj Costantino ha detto la sua. Ecco cosa sarebbe accaduto ad Ibiza. Dopo le dichiarazioni di Alessandro Basciano e Sofì Codegonia Verissimo, i quali hanno offerto il loro punto di vista sulla burrascosa rottura di poche settimane fa. A dire la sua è stata Benj Costantino. Manager di Basciano. Costantino è stato più volte tirato in ballo dai due ex GFini nelle loro dichiarazioni e a casa SDL ha deciso di raccontare cosa sarebbe successo ad Ibiza tra il DJ e l'Usma Cabello. Cos'è successo ad Ibiza? Parla Benj Costantino. Proprio come Alessandro Basciano, anche Benj Costantino ha sostenuto come ad Ibiza non ci sia stato alcun tradimento. Pare, infatti, che l'Usma Cabello abbia provato a riaccendere la fiamma, ma Basciano non le avrebbe dato corda. In un primo momento, Costantino ha raccontato di aver spesso svolto il ruolo di ago della bilancia tra Sofì Codegonia e Alessandro Basciano, essendo amico di entrambi. Il manager ha quindi raccontato l'ultimo periodo della relazione tra i due ex GFini. Negli ultimi due mesi la situazione era peggiorata. Dopo quattro giorni dopo una storia così importante non è stato carino andare subito sui social e in TV a parlare di una rottura. Perché erano passati pochi giorni ed era meglio metabolizzare. Si è arrivati a parlare di Ibiza, dove lui e Basciano sarebbero andati per chiudere un contratto, e dell'incontro con l'Usma Cabello. L'Usma è stata una persona che Eil ha visto quattro volte. Si sono frequentati. Eil mi ha detto di incontrarla perché a livello lavorativo ci avrebbe aiutato. Lei è una cantante ed ha riscontrato un buon successo in Spagna e collabora con dei locali. Eil mi ha dato il numero e l'ho incontrata. Quando siamo andati a Ibiza l'ho invitata io e Eil era consenziente. Io inizio a pensare che eventualmente l'avrei potuta far lavorare anche in Italia. E iniziamo a capire che con un gossip con un personaggio la sua entrata in Italia sarebbe stata più facile. L'idea era di introdurla nel mercato italiano. La foto di l'Usma con Eil l'ha fatta una ragazza di Napoli. Stando a quanto raccontato da Costantino, l'Usma avrebbe avuto un forte interesse per Alessandro Basciano, mentre quest'ultimo sarebbe stato confuso. A lei piaceva tanto Eil. Lui però era tanto confuso. L'Usma infatti mi diceva, Eil mi parla sempre della fidanzata. Per questo lei voleva tornarsene a casa ma non c'erano aerei. Non c'è stato nessun tradimento. Però come ha detto lei, non ci sono solo i tradimenti fisici. Le versioni di Basciano e Sofì Codegonia su Ibiza. All'intricata storia che vede come protagonisti Alessandro Basciano e Sofì Codegonia, ora si è aggiunto un nuovo tassello. Stavolta da parte di Benj Costantino. Solo un paio di giorni fa, anche l'Usma Cabello aveva preso posizione su questa vicenda, lanciando una stoccata al DJ poche ore dopo la sua intervista a Verissimo. Parlando con Silvia Toffanin di quanto accaduto ad Ibiza, Basciano aveva offerto la sua versione in merito alla foto in aeroporto. Spiegando di aver mentito a Sofì sull'identità della ragazza,
ma aveva negato in modo categorico di aver tradito l'ex GFina. Sophie, tornata a Verissimo lo scorso 22 ottobre, il giorno dopo Basciano, riprendendo il discorso della famosa turista inglese, aveva confessato come il DJ avrebbe cambiato versione più volte. Erano quindi stati mostrati alcuni scatti dell'ex GFino e di Cabello molto vicini in un locale. Davanti a Silvia Toffanin, inoltre, Sophie aveva rivelato nuovi scottanti retroscena, replicando anche a quando aveva detto Basciano il giorno prima.